Sì, perché è come una ferita che si riapre. Una ferita tu la tocchi, risanguina. Non si passa mai. E il fatto che non ci siano i tuoi sonno oggi, come la commenti, Paolo? Ci saranno, però. Verranno, perché mi piace guardarli negli occhi, se c'hanno coraggio pure di guardarmi. Ma vedendo già i tipi che sono, quelli non si rendono manco conto. Cioè, io penso che per loro sia una cosa normale, sì, hanno ammazzato una persona, un ragazzino, che ce ne frega. Io, ecco, è giusto che rimangano in galera, è giusto che ci vengano carcerati e ci venga dato l'ergastolo, perché là devono stare, là devono morire loro. Perché pensare a ucciderli, no, sarebbe troppo bello. Il peggio della pena che devono beccare loro l'ergastolo, il male che ha fatto a noi genitori, padre e figlio, e compagni, che dopo ci saranno pure, che tocca pure ai complici, che quelli spero che al più presto devono uscire fuori. È il minimo che possono beccare l'ergastolo. Sarà un processo molto lungo, sì. Circa 200 testi, sì. Molti dei quali sono soprattutto delle parti civili. Sì. Un processo delicato, anche perché al momento manca ancora l'arma del delitto. Manca l'arma, purtroppo ancora la stanno a cercare. Insistono a cercarla perché sono convinti che sia lì. Ma c'ho fiducia, pure che manchi l'arma, non è detto che non possono essere processati, perché c'hanno altri elementi per essere giustiziati. Ad un anno ci sono stati segnali da parte di padre e figlio, e qualora ci fossero, quale potrebbe essere la tua reazione? Ma segnali di che genere? Di pentimento, di ravvedimento? Ma di pentimento io già l'avevo perdonati, che dopo... Io non provo odio su di loro, però devono pagare. Non è che sto contento di quello che hanno fatto. A me, purtroppo, loro non si rendono conto della gravità della cosa che hanno fatto, che hanno tolto la vita a un ragazzino. E purtroppo il perdono serve per me stesso, per non provare odio, perché l'odio non lo voglio. Anche perché giustizia viene fatta con la giustizia. Giustizia non viene fatta con la violenza, perché con la violenza non fai giustizia. Fai giustizia, peggiori il problema. Peggiori perché, cioè, loro hanno ammazzato mio figlio, che dovrei fare? Dovrei ammazzare loro perché hanno ammazzato mio figlio? No. Loro devono essere giustiziati dalla giustizia. Ecco cosa voglio io. Che vengano giustiziati e che si devono prendere una pena esemplare, che vengono giustiziati nel modo più giusto. Grazie. Ad un anno dalla scomparsa, un ricordo di Thomas. Il ricordo di Thomas, l'ultimo ricordo che ci dovevamo vedere al bar, che purtroppo ci vado tutte le sere a quel bar, ma Thomas non c'è. Grazie Paolo. Pronunciare, non dire quello che la Corte dice, praticamente quali sono le due motivazioni sulle richieste praticamente delle difese. A prescindere, no, non c'ho la palla di vetro. No, a prescindere da quello che deciderà, che sicuramente le spingerà, però vai. Avvocato Ottaviani, il processo è iniziato con un prevedibile tecnicismo da parte delle difese. Il suo commento su una delle due richieste, l'annullamento del decreto di citazione della fissazione del giudizio immediato. Ma in realtà, come parti civili, noi siamo perfettamente in linea con quella che è la richiesta effettuata dall'ufficio della pubblica accusa, ossia di celebrare il giudizio immediato. Quando è che si celebra il giudizio immediato? Quando c'è una evidenza probatoria, ma soprattutto quando i soggetti sono stati attinti da una misura cautelare, quindi sono stati sottoposti ad un arresto, perché ci sono i gravi indizi di colpevolezza, quindi c'è una provvista indiziaria forte che costituisce quella che poi sarà la prova al momento del processo. Quindi dobbiamo distinguere la fase iniziale, ove viene emesso un provvedimento cautelare sugli indizi, dalla fase finale, che è quella del processo, ove si celebra la verifica della prova, e lì si vedrà se poi c'è la responsabilità e che tipo di responsabilità. Certo che nello stesso momento in cui viene utilizzato uno scooter coprendo la targa, uno scooter che non era di proprietà degli imputati,
si staccano i cellulari, perché questo viene fuori dalle investigazioni compiute. Il tipo di arma pure. Per verificare poi con i cellulari, con la presenza o meno, quelle che potevano essere le celle che agganciavano, che potevano agganciare la loro eventuale dinamica sotto il punto di vista anche della logistica, spostarsi da una parte all'altra, viene fuori l'utilizzo di un revolver, di un'arma importante che è normalmente omicidiaria, viene organizzata quella che noi riteniamo essere anche una sorta di cena palliativa, una sorta di alibi per dire ma noi in quell'ora stavamo da un'altra parte. Come si fa a dire che non c'è una premeditazione? Come si fa a dire che il colpo vagava lì per caso? Fermo restando che da parte degli imputati fino ad oggi è stata sempre negata la loro responsabilità, se adesso dovessero venire a dire no, ma non c'era la certezza di quello che avveniva, beh, noi dovremmo chiederci per quale motivo questa versione non è stata portata avanti fin dall'inizio. Quindi è chiaro che il processo è giusto che si celebri in corte d'assise, che non ammette sconti nel caso in cui venga affermata, come noi crediamo che verrà affermata, la responsabilità penale rispetto ad un reato di omicidio volontario, premeditato e pluriaggravato. Un mese fa il GIP ha detto di no allo svolgimento del rito abbreviato. Oggi la difesa ha rinnovato questa istanza, le sue considerazioni. Ma certo, la richiesta della difesa cerca di attutire il colpo, se di colpi possiamo parlare, differentemente da quelli che sono stati esplosi e che purtroppo hanno raggiunto Thomas. Cerca di attenuare quelle che possono essere le eventuali conseguenze di una sentenza di condanna, perché è chiaro che se ci fosse una sentenza di condanna la pena sarebbe altissima e con l'abbreviato ci sarebbe uno sconto di pena. La legge però prevede che questo sconto di pena non ci possa essere con il rito ordinario, ma con il rito abbreviato, soltanto se non c'è una premeditazione, soltanto se sostanzialmente, tanto per intenderci, l'omicidio è avvenuto per caso. Qui non stiamo parlando di omicidi per caso, qui stiamo parlando di una vita di un giovane di 20 anni che è venuta meno, di un ragazzo che è uscito di casa per uscire all'interno di una cittadina assolutamente tranquilla, pacifica, e per andare in piazza, non è tornato, e cerchiamo di dare una spiegazione che sia umana e non razionale alla madre che in questo momento piange un ragazzo che probabilmente poteva essere al suo fianco anche per i prossimi anni. Grazie. Avvocato Colagiacomo, il processo è iniziato come doveva iniziare, con alcune eccezioni, con alcuni tecnicismi. Sono stati ovviamente due posti essenzialmente dalle difese dei Tosson. Hanno chiesto gli avvocati Pappadia e Testa l'annullamento del decreto di citazione del giudizio immediato. Come parte civile, quali sono le vostre considerazioni? Allora, i colleghi hanno riproposto esattamente le stesse questioni preliminari che avevano già proposto in sede di udienza GIP fissata per la decisione sulla richiesta di giudizio abbreviato. Le due questioni riguardano in particolare la nullità del decreto di giudizio immediato e la possibilità di accedere al giudizio abbreviato, ovviamente previa riqualificazione del fatto, ovvero previa eliminazione delle aggravanti contestate. Quindi questioni preliminari che ci aspettavamo sarebbero state sollevate anche in questa sede, e quindi ci siamo ovviamente opposti, così come abbiamo fatto innanzi alla dottoressa Palmieri l'udienza GIP, e abbiamo argomentato ovviamente affinché la Corte potesse valutare le nostre opposizioni, quindi rigettare tutte le questioni che sono state sollevate. La fase custodiale non si è ancora conclusa. Lei teme che il processo possa risentire, possa avere questo vulnus durante il suo svolgimento? No, allora, a quanto mi risulta, ad oggi non sono state ancora depositate ovviamente le motivazioni della Corte di Cassazione, e quindi toccherà nuovamente al riesame motivare meglio quella parte che è stata evidenziata dalla Corte di Cassazione. Quindi nulla esclude eventualmente che vi sia un nuovo ricorso, eventuale ricorso per Cassazione magari da parte della Procura, e quindi non dobbiamo assolutamente aspettare, a nostro parere, l'esito di quel giudizio che attiene solo ed esclusivamente alla questione cautelare e non dibattimentale, che è quella che stiamo affrontando. Quindi oggi. Quindi il processo può iniziare tranquillamente? A nostro parere assolutamente sì, deve iniziare. Grazie. Grazie. No, scusate, non rilascio interviste. E lei è parte civile però del Cugnalatre. Lo so, però chiedete al sindaco, al comune in questa fase. Non poi la peraltro. Sente. Non l'ha intervenuto così. Mi hanno insegnato così che... Ci vediamo allora.
Ciao Raffaele. Umberto Pappadia, secondo legale difensore di Roberto e Mattia Tosson. Sì. Il processo dunque va avanti come praticamente ha auspicato la Procura, con il giudizio immediato. Vi soddisfa questa conclusione a cui è giunto oggi la Corte d'Assise? Io penso che fosse una decisione allo stato comprensibile, perché gli ambiti normativi che ha a disposizione la Corte di Assise per decidere le questioni che noi abbiamo proposto sono ristretti. Tanto è vero che noi abbiamo proposto una questione di costituzionalità, di incostituzionalità della norma, proprio per casi di questo tipo. E allo Stato, ripeto, non è stata ancora ritenuta rilevante per questa fase processuale da parte della Corte d'Assise, ma ovviamente è una questione che poi sarà affrontata nel merito, nelle sedi opportune. Oggi avete voi rinnovato la richiesta di svolgere il processo con il rito abbreviato. Sì, anche qui la Corte ha detto di no. Sì, e non poteva fare altro. Sono questioni tecniche, perché il codice ci impone di ripetere la richiesta già presentata. Qui, siccome è una richiesta che si basa su una rilettura dell'imputazione, la Corte d'Assise giustamente non aveva gli ambiti per poterla accedere, per poter accedere a questa richiesta in questa fase. Però il codice ci impone di ripetere questa richiesta per poter poi, all'esito del processo, valutarne la fondatezza. Una considerazione finale: troppi testi. Mancini, il Presidente, ha detto trovate un accordo per effettuare una scrematura. Non della parte della difesa. Naturalmente. Quindi si troverà un accordo? Ma credo di sì, ci sono una serie di testi che per sono noi... Sono doppioni per certi versi, no? A parte che sono doppioni, non è che vengono sentiti due o tre volte, vengono sentiti una volta. Noi crediamo che per diversi testi, molti, sia anche opportuno acquisire le dichiarazioni della fase di indagine e basta. Quindi faremo questa proposta e vedremo che cosa penserà di fare la Procura. Grazie. Aspetti, avvocato. Avvocato Testa, allora si va avanti con il giudizio immediato. La Corte, dopo un lungo dibattito, ha escluso le vostre eccezioni per quanto riguarda l'annullamento appunto di questo decreto di fissazione di giudizio immediato e anche la vostra richiesta di svolgere il processo con il rito abbreviato. Ha preso atto di un problema normativo che abbiamo sollevato, ovviamente, perché è una valutazione in astratto, quella che ci impone e impone a tutti gli operatori giudiziari il 453,1 bis e 1 ter, nel senso che allo Stato siamo in una situazione in cui la norma prevede una valutazione in astratto dell'ammissibilità o meno del giudizio abbreviato e del giudizio immediato cautelare, perché l'altro aspetto che noi abbiamo messo in evidenza e ci premeva comunque che fosse chiaro è che siamo di fronte ad un immediato cautelare con di fatto un giudizio cautelare ancora in corso, perché abbiamo un annullamento di un provvedimento del Tribunale del Riesame che deve essere rivalutato dal Riesame. Quindi noi, il nostro ovviamente, la nostra eccezione era fondata sul fatto che torniamo nella sfera del 309 del codice di procedura penale, quindi è quello che chiedavamo. La Corte ha deciso, ovviamente ne prendiamo atto e iniziamo il processo. Il mancato deposito di rimotivazione della Corte di Cassazione, avvocato Testa, secondo voi può nocere, può rappresentare un vulnus nello svolgimento del dibattimento? Diciamo che avere le motivazioni per capire quali sono i profili che hanno portato a un annullamento, parliamo di un annullamento cautelare in un reato di omicidio, e quindi sarebbe stato interessante capire quali sono le censure mosse dalla Cassazione all'ordinanza del riesame, che è pacifico abbia in qualche modo tentato di compensare alcune discrasie della ordinanza genetica. Quindi sicuramente sarebbe stato importante. È una fase cautelare, ovviamente è stato più volte ribadito che ha un'incidenza relativa sul giudizio, che comunque consentirà alla Corte di accertare lo svolgimento dei fatti. Noi siamo fiduciosi che la verità, attraverso l'esame testimoniale
criminale e soprattutto le indagini tecniche, ovvero le perizie e le consulenze, possa emergere. Quindi rimaniamo in attesa di questo deposito della Suprema Corte per conoscere i profili che ovviamente potranno essere valorizzati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, perché ricordo sempre a me stesso c'erano profili comunque di utilizzabilità o meno di alcune testimonianze e altri atti che insomma sono stati messi in evidenza nel... Lei cosa commenta quando la Corte ha detto no al giudizio abbreviato perché l'aspetto probatorio per certi versi è stato già cristallizzato? No, la Corte ha detto no al giudizio, meglio, la Corte ha detto di procedere col giudizio immediato, non... A quello abbreviato, chiaro, non entrando nel merito dell'abbreviato, perché si è limitata a prendere atto del tenore della norma processuale. La Corte non può esprimere un giudizio di merito circa l'esistenza o meno di un impianto probatorio, perché è quello che devono accertare. Siamo, ripeto, in tema di giudizio immediato cautelare. Il giudizio che va fatto in tema di giudizio cautelare, immediato cautelare, è soltanto sulla presenza di un'ordinanza custodiale che si basa su indizi di colpevolezza. Indizi di colpevolezza che sono sub iudice perché appunto annullati, tra virgolette, dalla Cassazione. Quindi allo stato attuale però purtroppo siamo in una specie di circolo vizioso normativo, nel senso che la norma prevede un giudizio in astratto senza entrare nel merito e la Corte non può entrare nel merito, ovviamente. Avvocato Testa, mi sembra, usando un po' una metafora calcistica, che poi voi avete pareggiato la partita nel momento in cui avete chiesto l'esclusione dal fascicolo delle intercettazioni telefoniche ambientali della PG. E la stessa Corte ha annunciato la nomina di un perito per trascriverle. Che significa? Allora, diciamo che noi ovviamente proponiamo tutte le eccezioni che processualmente ci sono consentite. Per quanto riguarda la formazione del fascicolo del dibattimento, nel fascicolo del dibattimento non ci possono essere i verbali delle trascrizioni delle intercettazioni che fa la polizia giudiziaria, salvo consenso ovviamente delle parti, che nel caso nostro ovviamente non c'è stato. E a quel punto, naturalmente, la procura ha correttamente chiesto la perizia e delle conversazioni indicate, la Corte, in conformità ovviamente accogliendo la nostra richiesta di espulsione dei verbali e la richiesta di perizia, ha disposto in conformità disponendo la perizia, che a noi va benissimo perché la perizia garantisce a tutti che quello che è stato captato venga trascritto integralmente. Una penultima considerazione riguarda la lista testi. Sì. Mancini è stato chiaro, sono troppi, questo processo non può durare a lungo. Ha chiesto a voi difese, a voi, alle parti civili e alla procura di trovare una sintesi per scremarla questa lista. Questo risultato è raggiungibile? Assolutamente sì, vi sono dei testi che riteniamo possano essere, possono, con le cui sommarie informazioni possono confluire nel fascicolo del dibattimento. Adesso ovviamente ne parleremo in maniera più analitica anche con l'ufficio della procura e con i colleghi di parte civile, per trovare un accordo, seguendo le indicazioni del Presidente Mancini, per far confluire appunto le dichiarazioni di quei testi che sono di contorno e a corollario appunto del tema probatorio, che in realtà si incentra sostanzialmente su poche fonti di prova, insomma. Non ci smentisca, Mancini alla fine ha detto vorrei che i Toson fossero in aula. Voi avete risposto verificheremo con loro, soprattutto saranno qui soprattutto quando il processo inizierà. Allora, il Presidente Mancini dovendo disporre la traduzione degli imputati voleva sapere se volevamo il collegamento a distanza o farli venire in aula, oppure già da subito dire che rinunciavano alla presenza. Allo stato attuale, ovviamente è una questione di cui dovremmo parlare con gli assistiti, abbiamo chiesto al Presidente di disporre la traduzione fisica, quindi come in base al disposto di oggi alla prossima udienza ovviamente verranno condotti in aula. Poi le valutazioni sulla presenza o meno in aula alla prossima udienza, o su un eventuale collegamento a distanza, lo decideremo con gli assistiti stessi. Quel giorno? No, lo decideremo prima, perché ovviamente se decidiamo di farli rinunciare non verrà fatta la traduzione, se decidiamo di farli collegare a distanza lo comunicheremo alla Corte che autorizzerà il collegamento a distanza.